Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial di cucina. Vi voglio proporre la torta di castagne, ma a modo mio, quindi è una ricetta un po' particolare che ho adattato, diciamo così, perché avevo le classiche ricette, però io l'ho un po' modificata. E quindi per prima cosa vi do gli ingredienti e poi vi lascio al tutorial. Ho utilizzato 150 g di farina di castagne, 100 g di fecola di patate e 50 g di farina bianca, poi 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, uno yogurt, due uova, poi una manciata di mandorle e di castagne bollite e spellate da utilizzare per la decorazione. Adesso vediamo subito insieme come si realizza. La prima cosa che dovete fare è prendere una manciata di castagne e farle bollire e ovviamente poi spellarle, proprio una manciata perché serviranno solo per la decorazione. Sempre per la decorazione, se volete potete usare delle mandorle pelate come queste, se invece non volete potete anche non usarle, sono facoltative. La prima cosa che dovete fare per andare a fare l'impasto è prendere i 150 g di zucchero e andare ad aggiungere due uova. Mescolate bene zucchero e uova. Una volta mescolate le uova con lo zucchero, dovete aggiungere lo yogurt, quindi un vasetto di yogurt bianco. Io utilizzo lo yogurt magro, ma se lo volete intero non c'è nessun problema, potete usarlo intero. Mescolate di nuovo tutto. Adesso dovete aggiungere le polveri, quindi la farina di castagne, la farina bianca, la fecola di patate e la bustina di lievito per dolci. Procediamo per gradi. Andiamo prima ad aggiungere la farina bianca. Adesso potete aggiungere la fecola di patate, 100 grammi. E mescolate in modo che sia tutto uniforme. Adesso aggiungete la farina di castagne. Se l'impasto dovesse risultare troppo solido, potete aggiungere un pochino di latte oppure un pochino di acqua, però attenzione a non renderlo troppo liquido. Come ultima cosa aggiungete la bustina di lievito per dolci. Quando poi l'impasto sarà ben amalgamato, potete trasferirlo nel tegame. A questo punto potete aggiungere le castagne che serviranno per decorare la superficie della torta. Quindi le andate a sistemare a vostro piacimento. Potete anche lasciarla così, è già molto carina, però se volete, se vi piacciono, potete aggiungere anche qualche mandorla. A me le mandorle piacciono molto, quindi le aggiungo. Ne metto proprio poche, servono solo per la decorazione. La torta si presenta così. Adesso non vi resta che metterla in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Questo è il risultato finale. La torta ha cotto in forno circa 40 minuti e adesso non vi resta che assaggiarla. Io vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se il video vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.